La parola di oggi è proditorio. Cominciamo direttamente dal significato. L'aggettivo proditorio e con lui l'avverbio proditoriamente hanno un significato unico e preciso. Vuol dire commesso a tradimento e si può riferire tanto a un atto fisico, diciamo quindi aggressione proditoria, agguato proditorio, quanto a un comportamento sociale o politico. Per esempio, lo ha adulato proditoriamente per poi mettersi d'accordo con i suoi concorrenti. Oppure, quel gruppetto di deputati all'ultimo momento ha ritirato proditoriamente il sostegno al governo e ne ha determinato la caduta. L'origine dell'aggettivo risale alla parola latina proditor proditoris, che significava traditore. Singolare il fatto che proditor nasce dal participio passato proditus del verbo prodere, il cui significato è in fondo innocente, significando infatti consegnare, composto dal verbo dare con il prefisso pro, davanti. C'è da chiedersi perché questo cambio di significato. Si può ritenere che spesso il tradimento si consumasse con un atto di consegna, per esempio consegnando una persona ai suoi nemici, oppure consegnando una somma di denaro per comprare un tradimento. La parola è tuttora usata nella cronaca nera e in quella politica, e spesso la si usa anche in senso figurato, per eventi anche meno drammatici. Anche Manzoni mette in bocca a Don Rodrigo nel capitolo 5 dei Promessi Sposi questa parola, anzi gli fa spiegare proprio cosa intenda lui per atto proditorio. E dice Don Rodrigo, atto proditorio è ferire uno con la spada per di dietro o dargli una schioppettata nella schiena. Una considerazione, in italiano esiste il verbo tradire, che ha la stessa etimologia di proditorio, deriva infatti dal verbo dare con il prefisso tra, e ha un significato analogo, che è il significato di consegnare, trasferire a. C'è da chiedersi quindi perché non si usino le parole traditorio e traditoriamente per esprimere lo stesso concetto di proditorio, e perché invece non si dica mai prodire o proditore come sinonimi di tradire o traditore. Ho trovato una risposta verosimile sul sito Una parola al giorno, sito che spiega il significato di molte parole che generalmente è attendibile e documentato. Secondo questo sito, in latino, era solo prodere a significare tradire, e fu solo il cristianesimo a introdurre un nuovo termine. Infatti nei testi sacri si racconta di come Giuda consegnò, in latino tradidit, il Cristo. Da qui il consegnare si trasformò in tradire, e chi consegna si chiamò traditore. Mi sembra una spiegazione verosimile. C'è da pensare quindi che i termini tradire e traditore con il cristianesimo siano diventati di uso comune, soppiantando definitivamente le parole di provenienza latina prodire e proditore. Come si giustifica allora la permanenza in italiano del termine proditorio? Ciò è probabilmente dovuto al fatto che in atti ufficiali, quali le carte di un processo, chi scriveva abbia continuato a usare il termine proditorio che appariva più dotto e meno popolaresco e quindi più adatto al contesto. Accade infatti spesso che negli stessi atti nel corso degli anni, per tradizione o per pigrizia, si usino sempre le stesse parole. E questo mi sembra spiegare il perché della sopravvivenza dell'aggettivo proditorio, che ora talvolta funge anche da sinonimo peraltro approssimativo, di sleale, vile, disonesto, ingannevole, infido. Firmato Robin Hood. Arrivederci a presto con una nuova parola.